Ben ritrovati a tutti, ultimo giorno dell'anno e ultima puntata del 2021 di Pitturarte, ma non perdiamo l'occasione per consigliarvi alcune mostre. Tra queste, la suggestiva e straordinaria mostra dedicata alla stagione divisionista, allestita nelle suggestive sale del piano terreno di Palazzo Reale a Milano. Esposizione organizzata dalla GAM, Galleria d'Arte Moderna, con la Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona. Due rispettive collezioni che conservano le opere di alcuni tra i più significativi esponenti. Il percorso, attraverso 30 opere, allestite in 5 sezioni, mette a fuoco gli elementi caratterizzanti l'esperienza divisionista, i suoi protagonisti e gli artisti che furono loro solidali. Tra questi ricordiamo Giacomo Balla, Leonardo Bistolfi, Umberto Boccioni, Giulio Branca e Luigi Conconi, ed ancora Tranquillo Cremona, Angelo Morbelli, Plinio Nomellini, Giuseppe Pellizza, Gaetano Previati e Giovanni Segantini. La mostra rimarrà in calendario sino al 6 marzo. E da Milano a Varese, negli spazi della Galleria Il Punto sull'Arte, dove è allestita la personale di Ciro Palumbo dal titolo Paesaggi improbabili. In mostra una serie di 28 opere pittoriche inedite e una scultura, tutti lavori frutto dell'ultima ricerca artistica e creati per il progetto varesino. Il mito, il sacro, il gioco, gli omaggi alla metafisica de Chirichiana, all'immaginario onirico di Dalì e alla realtà surreale di Magritte si intrecciano. Soprattutto nei lavori più recenti, ha un'evoluzione personale fatta di sperimentazioni sul gesto pittorico e sulle scelte cromatiche. Il gesto, l'incompiuto, la colatura si fanno armonia perfetta tra dettaglio ed espressione, mentre il colore si accende di tinte piene e squillanti, di sapore decisamente pop. L'esposizione proseguirà sino al 15 gennaio. Ed ora Busto, alla Fondazione Bandera per l'Arte, dove è possibile visitare sino al 6 febbraio la bipersonale di Fabrizio Paracchini e Luca Scarabelli, intitolata Visibili Utopie. Si tratta di un progetto espositivo articolato su indagini e riflessioni intorno al codice cromatico come sistema e processo di significazione e comunicazione. Un dialogo attraverso il quale le opere si confrontano sul potere evocativo del colore. E se per Paracchini la relazione si struttura attraverso un approccio scientifico che porta ad opere connotate da un assetto rigoroso, per Scarabelli il colore è occasione per manifestare una ricerca in cui la casualità diventa progetto e il pensiero si intreccia agli eventi e agli oggetti quotidiani. Bene, anche per oggi è tutto. Pitturarte termina qui. Approfondimenti e altre informazioni consultando il nostro sito artevarese.com. Noi ci vediamo l'anno prossimo. Tanti saluti a tutti e soprattutto un magico e super, veramente, ve lo dico di cuore, 2022. Alla prossima!